Sì, siamo con l'ingegnere Mario Di Giovanna che brevemente ci spiegherà le sue ragioni del sì al prossimo referendum del 17 aprile. E con la legge che si intende abrogare con il sì, attualmente le concessioni entro le 12 miglia praticamente non hanno una scadenza. Questo significa che le bonifiche che si fanno normalmente alla scadenza delle concessioni, se la concessione non ha scadenza, non si faranno mai o verranno rimandate perché sono costosissime. E questo significa avere piattaforme molto vecchie, con superiori, con concessioni, con piattaforme che hanno almeno 50, 70, 80 o anche 100 anni. La legge non mette un tetto massimo. Immaginatevi la sicurezza di strutture in acciaio che stanno tutto questo tempo a mare. Significa anche evitare di far trivellare in alcune zone entro le 12 miglia, come ad esempio nel permesso di Pantelleria, che è un permesso che è già rilasciato, che dovrebbe scadere tra pochi mesi e che se non dovesse passare il sì, vedrebbe Pantelleria con le piattaforme petrolifere a poche miglia dalla costa. Quindi se vogliamo tutelare il mare così come lo conosciamo, se non vogliamo avere strutture vecchie e fatiscenti vicino alla costa, se non vogliamo avere mai che si facciano le bonifiche, occorre che si vada tutti in massa a votare il sì il 17 aprile.